orgogliosi del fatto che le buone relazioni con il territorio ci permettono di attivare questi meccanismi locali nei quali ci sono anche gli spazi per queste iniziative. E quindi questa è un'altra tappa, ne abbiamo fatte due a Salerno, precedentemente a Potenza, oggi a Ponte Cagnano, e la prossima settimana ne faremo ancora un'altra. E c'è un comune afflato con le istituzioni, ma la necessità è quella di sensibilizzare la popolazione, le persone, perché noi siamo sull'orlo di una crisi di nervi irreversibile, nel senso che l'ambiente ormai diventa una tematica molto molto importante e definitivamente incidente sulle nostre prospettive di vita. E mi permetto di dire, non voglio essere polemico, io non amo le espressioni dei bla bla bla, questa spettacolarizzazione dei meccanismi di relazione. È importante che ognuno faccia la sua parte. Noi come McDonald's abbiamo attivato questa iniziativa del territorio che riguarda 100 comuni, come sapete, ci siamo già visti, anzi vi ringraziamo perché voi della comunicazione e della stampa ci siete sempre vicini, e questa è una cosa fondamentale per noi, riuscire a divulgare, a informare la cittadinanza delle nostre iniziative. Bisogna capire che ormai l'ambientalismo diventa un capitolo esiziale per le nostre vite, e quindi in quest'ottica già i giovani hanno questa sensibilità, quindi a parte la Greta che viene in Italia a dirci come fare le cose, noi siamo bravi a farlo, quindi rivendico anche un minimo di, come dire, attaccamento ai nostri colori, alla nostra bandiera. Poi ben vengano tutti coloro i quali vengono in Italia a dirci e a collaborare con noi, però voglio dire, noi abbiamo Legambiente, che ringrazio oggi perché partecipa con noi e sarà con noi in altre iniziative. Qualora ci fossero altri comuni che fossero interessati, noi abbiamo anche dello spazio ancora entro fine ottobre, e quindi possono mettersi in contatto con noi, ci segnalano anche attraverso i mezzi di stampa i vostri contatti, e noi siamo disponibilissimi, perché più si dovesse riuscire ad amplificare questo messaggio, meglio sarà. Il problema per taluni è considerato l'ambientalismo prioritario addirittura rispetto al Covid, perché il Covid è contingente, ma speriamo che entro pochi mesi si vada a risolvere, le vaccinazioni ci stanno aiutando. Certo, veniamo da 20 mesi di sofferenze e di crisi, però il problema di prospettiva è l'ambientalismo, e non vi sto a parlare di, magari poi ne faremo approfondimenti successivamente, di quello che significa smaltire le plastiche, cosa significa smaltire le carte, la differenziazione fra il territorio e il mare. Considerate che sulle spiagge si contano quasi 8 rifiuti per metro quadrato, sul territorio 4 rifiuti, quindi ci sono tutta una serie di parametri che sono estremamente angoscianti per chi come noi frequenta questo tipo di analisi e di valutazioni. Quindi in questo senso vi ringraziamo, dobbiamo amplificare la restituzione al territorio della disponibilità, del sostegno che ci viene, e lo facciamo con grande impegno, perché il futuro è nelle nostre mani, ma soprattutto dobbiamo consegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti, un ambiente sereno come è stato il nostro. Noi siamo un po' agé, come si suol dire, quindi abbiamo fatto il nostro tempo, ma abbiamo avuto la possibilità di vivere in un ambiente pulito, sereno, e questo è fondamentale per le prospettive delle nuove generazioni. È un rapporto di collaborazione fra un ente come il Comune e una grande azienda come McDonald's, è un modo per sensibilizzare la popolazione su tematiche che stanno diventando sempre più centrali nel dibattito pubblico. Sì, vabbè, io riavere McDonald's in presenza sul territorio di Ponte Cagnano Faiano, questo mi fa sperare ad una rinascita di tutti i territori. McDonald's ci accompagna oramai da 3 anni su tutti i percorsi che l'ente ha intrapreso. Abbiamo iniziato subito un rapporto di collaborazione con Faville Festival, dove il dottore Slingerotti ha creduto in questo progetto, dandoci un forte contributo, e che porteremo ovviamente avanti. Avere McDonald's su una sensibilizzazione per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti
per me è importante, parliamo di un marchio, voglio dire, che forse genera tanti rifiuti, quindi avere una sensibilizzazione rispetto a questo per noi è importante, perché significa che è un'azienda che crede tanto nell'ambiente e che ci dà comunque un conforto per, voglio dire, per andare avanti, soprattutto verso i giovani, verso i ragazzini. Tant'è vero che noi abbiamo scelto una zona, abbiamo fatto un sondaggio per poi fare questa raccolta assieme all'Associazione del Territorio, gli stessi bambini, e abbiamo individuato quel luogo dove si concentra maggiormente la sera la gioventù del territorio, e che poi la mattina ci lascia una serie di rifiuti che noi abbiamo anche difficoltà a smaltire. Quindi fare anche poi un sondaggio rispetto a quello che troveremo quel giorno. Io ringrazio ovviamente la McDonald's, che sceglie sempre il territorio di Pontecagnano Faiano che ci è vicino, e noi ovviamente ogni qualvolta ci chiamano, sapendo che sono sempre pronti al rispetto delle regole, dell'ambiente, al valore anche occupazionale sul territorio. Cioè, voglio dire, McDonald's è presente all'interno del Maximo, quindi parliamo anche di sbocchi professionali che dà questa azienda rispetto ai giovani del territorio. Quindi li affiancheremo sempre, come ovviamente loro affiancano noi su tutte le iniziative, su tutte le proposte che faremo da oggi a 2 anni sul territorio. È stata una sintesi del risultato della raccolta che è stata effettuata? Noi siamo partiti 3 anni fa in piena emergenza rifiuti. Diciamo che il primo problema che abbiamo avuto quando ci siamo insediati che c'era un'emergenza rifiuti elevata. Ad oggi, grazie all'impegno dell'amministrazione e del consigliere delegato Beniamino Castellucci, siamo all'80% della raccolta dei rifiuti sul territorio. Una percentuale altissima rispetto a quello che ci siamo trovati. La collaborazione e l'impegno della Sarim con tutte le persone delegate all'interno dell'amministrazione ci portano oggi ad essere veramente molto orgogliosi e contenti del lavoro che abbiamo svolto, che ovviamente porteremo avanti. Ci sono delle zone, purtroppo, dove si vanno a creare delle micro discariche, ma questo parliamo sempre poi dell'inciviltà dei cittadini, perché noi possiamo lavorare intensamente, però quello che oggi fa McDonald's sul territorio è importante, perché ci vuole proprio una sensibilizzazione di civiltà rispetto all'argomento da parte dei cittadini, che piano piano ci stiamo riuscendo, a volte usando anche delle maniere un po' forti. Scaferro, lo dicevamo anche con l'assessore prima, l'obiettivo è sensibilizzare la popolazione su tematiche sulle quali voi siete i primi ad essere intervenuti. Sì, sicuramente. Legambiente è un'associazione di cittadini e quindi l'obiettivo è proprio quello di acquisire sempre maggiore consapevolezza di quello che può fare ciascuno di noi per cambiare, per cambiare passo. E negli anni, grazie anche a tutti i compagni di viaggio che Legambiente ha incontrato, le aziende, tante, piccole, grandi, non solo le scuole, ma davvero tutti, siamo riusciti a fare dei grandissimi passi avanti. La consapevolezza è maggiore, le richieste sono tante per poter vivere meglio, perché noi dimentichiamo che un ambiente pulito è però strettamente connesso alla nostra salute. E questa è una richiesta che i cittadini fanno sempre più forte, poter vivere bene nei propri territori. Ed è questo l'impegno che tutti dobbiamo prendere, per tutti i giorni, in tutti i giorni. Gli imprenditori, le associazioni, i cittadini, le scuole, come amministrazione noi spendiamo molto e investiamo molto appunto in questo tipo di collaborazione istituzionale che dal mio punto di vista è molto importante. Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è un fatto innanzitutto di civiltà, quindi è importante coinvolgere la cittadinanza rispetto al fatto che i luoghi pubblici sono in realtà, devono essere trattati in realtà come il giardino privato di casa nostra. E l'iniziativa che faremo l'11 ottobre, lunedì prossimo, va proprio in questa direzione, coinvolgere la cittadinanza, ovviamente con l'impegno e il supporto di McDonald's, che ringraziamo perché è sempre molto attento a queste tematiche. L'idea è quella appunto di coinvolgere la città, di partecipare, di avviare un processo partecipato rispetto a queste attività di sensibilizzazione e di educazione civica.